Puntuale torna anche oggi il mondo intorno quando sono in questo istante le 11:21. Buon sabato a tutti. Oggi è la prima giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. Beh, per parlare del senso, dell'importanza di questa giornata siamo collegati con il dottor Pierluigi De Paolis, medico di famiglia e presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia. Buongiorno dottor De Paolis e benvenuto. Buongiorno a lei dottoressa, buongiorno a tutti i teleascoltatori. Allora, due le parole chiave di questa giornata, educazione e prevenzione. Quindi dottor De Paolis, come prevenire la violenza nei confronti degli operatori sociosanitari e come educare la popolazione, gli assistiti alla non violenza? Credo che la prevenzione sia proprio un effetto di, diciamo, un effetto poi del processo educativo che non pensavamo assolutamente doveva essere diciamo instaurato nei confronti di questo fenomeno che è veramente squallido, che è veramente pericoloso per la nostra società. E abbiamo avuto dei segnali di allarme già molti anni fa. Se lei pensa alle aggressioni e alle violenze subite dalle colleghe nei presidi di guardia medica, la Puglia ha pagato uno scotto altissimo con una collega morta, certo, più di 15 anni fa a Gagliano del Capo, la collega Maria Monteduro, ma ha pagato anche nella nostra provincia un caso di violenza sessuale a Rignano Garganico nei confronti di una collega sempre in servizio nella Guardia Medica. E poi ci sono altri episodi che dappertutto, ma se ci concentriamo nella nostra provincia, succedono nei pronto soccorso dei nostri ospedali o succedono sulle ambulanze del 118 quando si devono osservare determinati protocolli nei soccorsi e si è aggrediti perché l'utenza preferisce magari un altro tipo di soccorso, un altro tipo di procedura. Sono tutte situazioni che probabilmente 20, 30, 40 anni fa noi non ci saremmo mai immaginato di dover commentare. E sono situazioni dovute forse alla perdita di autorevolezza della figura del medico. Ma dobbiamo chiederci perché questo medico ha perso la sua autorevolezza, perché pur essendo il responsabile delle cure alla persona, alla popolazione, ecco, è fatto oggetto di questi episodi di intolleranza, insofferenza. Sono tantissimi, dottoressa, gli episodi segnalati ogni anno, circa 2500, e sottolineo 2500 segnalati, quindi certo, probabilmente ve ne sono tanti altri che non hanno questa conseguenza di denuncia. E fanno pensare molto. Quali sono le categorie più colpite? Parlava di colleghe, quindi immagino che, ahimè, purtroppo le donne sono la categoria più colpita, sia infermiere che medici. Ovviamente gli operatori sanitari che svolgono il proprio lavoro in solitudine sono le persone che molto più facilmente vengono esposte ad episodi di violenza, di intimidazione, di aggressione verbale o fisica che sia. E quindi le persone che lavorano, i colleghi che lavorano nei presidi di guardia medica sono quelli più esposti nottetempo. E, per esempio, mi scusi se esco dal seminato, anche gli episodi recenti di furto di auto ai danni di medici in servizio di guardia medica devono essere considerati degli episodi di violenza, soprattutto perché privano nel mezzo della notte i pazienti di una possibile assistenza da parte del medico, che è frustrato, resta a piedi e non è impotente di fronte alle loro chiamate. Però, ritornando al discorso dei presidi, i presidi ovviamente dove ci si lavora da sole, ma anche i presidi dove si lavora in più persone, e che sono presidi che espongono per il loro afflusso continuo, per quelle che sono le condizioni anche di difficoltà lavorative,
a contatto con tanta gente. Mi riferisco ai pronto soccorso. I pronto soccorso sono ovviamente delle situazioni di rischio e di pericolo, acuite anche dal problema che fino a pochi anni fa i pronto soccorsi erano presidiati dalle forze dell'ordine. In ogni pronto soccorso ospedaliero c'era un presidio della pubblica sicurezza, che oggi non c'è più. Lei prima parlava, dottor De Paolis, del fatto che probabilmente il medico ha perso la sua autorevolezza, però non dimentichiamoci che 2 anni fa, di questi giorni, l'Italia e il mondo intero stava vivendo uno dei periodi più bui della propria storia sociale, quindi il pieno della pandemia, e i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sociosanitari sono stati osannati come eroi, quindi neanche questa pandemia in qualche modo ci ha educati al rispetto per il lavoro altrui? Eh sì, è veramente frustrante doverlo affermare. Lei pensi che oggi, il 12 marzo, è un giorno particolare, anche perché ieri abbiamo ricordato il primo dei medici, medico di famiglia, presidente dell'Ordine di Varese, Roberto Stella, che è stato il primo medico che è deceduto in seguito alla pandemia da SARS-CoV-2, un collega che a mani nude, perché in quei giorni terribili dell'inizio della pandemia non c'erano dispositivi di protezione individuale sufficienti e adatti, e a mani nude ha cercato di soccorrere i propri pazienti e ha perso la vita per questo motivo. L'ha persa naturalmente con la consapevolezza che stava rischiando, non era certamente una persona che si era lanciata senza aver sovrappesato i rischi, certo, del suo gesto. Evidentemente questi esempi non sono sufficientemente riconosciuti, ma sono stati 372 ad oggi solo i medici che hanno perso la vita a causa della pandemia da SARS-CoV-2, e questo, diciamo, deve essere una pietra miliare che deve essere alla base del processo rieducativo della nostra popolazione, nel rispetto non solo dei medici ma di tutti gli operatori sanitari che ogni giorno sono al loro servizio per curarli e per donare salute a tutti. Dottor De Paolis, la ringraziamo per essere stato con noi. Oggi è sabato e gli ambulatori dei medici di famiglia sono chiusi, ma la vediamo al lavoro, quindi anche per continuare a far fronte. Forse in questo periodo storico abbiamo dimenticato che c'è comunque una pandemia, qualcuno dall'altra parte ci ha fatto dimenticare, forse per qualche giorno, che la pandemia non c'è più, invece continua ad esserci, quindi siete sempre alle prese con pazienti, con tamponi da prescrivere, con poi tutte le altre cronicità alle quali dovete far fronte. Quindi grazie davvero per averci riservato questo suo prezioso tempo. Grazie davvero di cuore. Ringrazio io voi, saluto tutti i vostri teleascoltatori, con la speranza che questi momenti dedicati a una riflessione particolare portino veramente a un cambiamento di pensiero e di azione nei confronti della categoria degli operatori sanitari. E noi siamo qui apposta per parlarne. Grazie al dottor Pierluigi De Paolis, presidente dell'Ordine dei Medici di Foggia, per essere stato con noi. 11:29, 27 secondi in questo istante. Il mondo intorno termina qui. Ci ritroveremo lunedì. Intanto, linea alla regia per la Santa Messa.